Vabbè, ma questo ero capace anch'io. Che vai in mona, dai. Vediamo se l'ha capito. Origa del titolo, vabbè, dopo io cambio il numero, semmai. Origa di separazione. A me che mi interessava. Riga di separazione da 1,26. Che cazzata ha fatto? Nella prima riga ha messo l'uguale. Poi dopo ha messo il coso. Qua lo chiude. Io non mi ricordo, io non mi ricordo. Porca troia. Allora, io devo fare le righe verticali. E non posso neanche insegnare a ChatGPT come merda. Bisognerebbe sempre partire, vedi, da qua. E dopo copiarlo qua il programma, ma dopo qua non legge tutti i dati che metto qua. E allora devo imparare da solo. Allora. Qui manca il ciclo, ovviamente non può andare. Allora, per un numero che va dal 29 a 58. Il locate 3, perché nel 2 compare la scritta locate vero, è sbagliato. Allora 1, qua c'è il 2, la scritta appare nel numero 4, quindi nel numero 3 dopo bisognerebbe spostare tutto sotto, va bene, dai. Allora, locate 3, n, cioè 3 da 29 a 58, stampa il 205. Prima aveva stampato il 201, va bene. Quindi al 29, ok. Adesso mi sa che l'ok glielo devi dare prima. Ok, locate 4, 57. No, 28. Dunque al 28, sì, 28. Mi tocca farglieli io allora. Li faccio a mano, bella finita. Print. CHR dollaro. E qual era il simbolo?
doppia riga verticale, dove sei? 186.38, 48, sul 2, 58. Intanto tolgo il ciclo for. Ok, faccio. Faccio così. Allora, devo cambiare solo le direttive. Quanto arrivo? Vediamo altri due, dai. Dovrebbe essere abbastanza. Ho sbagliato qualcosa nel. Ah, ma ho messo le virgolette, su stronzo. Non lo so se ho sbagliato io cosa. Può darsi che l'ho fatto io senza accorgermi. Perché lui mi va, invece di stampare il carattere, mi stampa quello che c'è scritto dentro le virgolette, giustamente, però non mi ero accorto che stampavo così, non so perché automaticamente l'ha fatto lui. Ci siamo, però mi abbassa tutto. Quindi io direi che la cornicetta la faccio dopo invece di prima. O era così anche prima? Proviamo ad andare avanti.